Devo fare un po' di pulizia a casa. Per ora Ho appena messo un film, stavo iniziando a vedere Shadowhunter, era penso mezzo secondo iniziato, e via la corrente. Quindi apri tutte le finestre per far entrare un po' di luce. Ho gli occhi a palla, non c'è corrente, quindi non mi posso nemmeno tra l'altro truccare perché stando sotto non ho praticamente luce. Fortuna, ieri sera mi sono risistemata i capelli e li ho messi in piega con la mia solita piega, però, bah, vedremo. Vado a fare qualcos'altro. Ciao. La luce sta facendo le finte. Va, viene, va, viene, va, viene. Io nel frattempo sto sistemando un po' di cosine del mio Elmedia. Eccolo, aspettate. Eccolo. Questo è il mio armadiuccio. Anzi, con l'infiltrato. Il completo di Marco, però qua sotto anche. Eccomi! Andiamo a fare la spesa. Devo dire che con sti capelli, questi, i miei rossetti fucsia non ci stanno più tanto bene. Oh sì, boh. Mazza, c'è stato un diverso qua al supermercato. Mi tocca andare al parcheggio sotto? O no? No, ci possiamo mettere anche il culo. Questo si chiama culo. Proprio all'ingresso. Ora bisogna vedere se ho la monetina. Aspettate, vediamo se ho la monetina per il carrello. Due, uno. È andata via un'altra volta la luce e quindi adesso mi sono dovuta organizzare con tutte le lucine. Questa la vedete in sottofondo quando faccio i video. Questa pure, ma in realtà sta coperta da, sta dentro un portalampada. E poi c'è il mio gufetto, lì ho acceso il bruciatart. Eh sì, ho ancora l'albero di Natale perché devo fare tra l'altro ancora il video dei regali. Questo è il computer. Dov'è? Dito, dove sei? Questo è il computer vecchio. E questa è la mia parete Dexter. Così. E vabbè, adesso sto lavorando, quindi ci vediamo fra un po'. Mi sono data la cucina. Questo è un ciambellone, vabbè, è un ciambellone con le mele. Questo in realtà non è bruciacchiatura. Ci ho versato sopra del, questa è la felpona da casa, ci ho versato sopra del caffè. Questo è il disegno che ho fatto il caffè, poi si è spaccato, ma ancora non riesco a capire perché fa sta cosa. E poi ho fatto praticamente delle roselline di pasta sfoglia che avevo comprato con le mele. Queste sono le mele, solo che praticamente ho sbagliato e non ho messo fin dall'inizio la carta argentata, quindi un pochino sopra si è bruciacchiato. Quindi penso che la prossima volta dovrò mettere la carta argentata, lasciarla cuocere e poi andare a ricoprire. Intanto mi sto facendo il tè, che voglio appunto assaggiarlo con le roselline. E il tè che praticamente io bevo sempre è il Lipton, quello classico, giallo. Oppure il Twinings, l'English Breakfast. Sono gli unici tè che bevo, non quelli tutti complicati, tutti strani, le tisane non piacciono, quindi bevo solo questo tipo di tè. E ci metto il limone e una mezza cucchiaiata di zucchero. E così. Marco sta dormendo sul divano. E ah, guarda, questo è carino. Questo è praticamente che ho fatto fare Marco, mi ha fatto una sorpresa, io non me l'aveva detto. Vedete, questa è la foto di un matrimonio dove siamo andati, quindi eravamo tutti belli tirati a lucido, e ha fatto praticamente fare da un suo amico che fa queste cose, il tè è pronto, il coso, il calendario. Facciamo l'utè, facciamo scotta. Questa tazza di Ikea è carina, però non si... Si cuoce un po' troppo. Si surriscalda un poco troppo.
Io metto due bustine perché mi piace davvero intenso il tè. Poi zucchero. Una pintalata di zucchero, perché mi piace così. Mi piace anche la reazione che fa lo zucchero con l'acqua calda. Metto intanto la due roselline a riscaldarsi un attimino. Facciamo un limone adesso. Ok. A me è sempre piaciuto il tè con un sacco di zucchero e un sacco, con tantissimo zucchero, perché è molto romano proprio, con un sacco di zucchero e moltissimo limone. Ho provato anche a farlo dicendo, vabbè, ci metto meno zucchero, meno limone, e in proporzione la stessa quantità. No, sapevo non è lo stesso. Quindi mi sembrava abbondante come sapore. Non so come fanno quelle persone che bevono il tè puro. Sono tutte le tortine. Ok, lasciamo andare il tè con le mie tortine fumantine. E adesso ci ripapiamo.